Non solo nuove telecamere nei parchi di Corsico per presidiarli, ma anche guardie giurate che affiancheranno i vigili. È il progetto Mille Occhi sulla città, il cui protocollo di intesa è stato firmato in prefettura a Milano insieme alle forze dell'ordine, gli istituti privati di vigilanza e appunto i comuni di Corsico, Cinisello Balsamo e Pioltello. L'accordo, che ha una durata di un anno, dà seguito al protocollo di intesa sottoscritto già il 25 gennaio con il Ministero dell'Interno e a cui ha partecipato anche l'ANCI, oltre alle associazioni di rappresentanza degli istituti di vigilanza privata. In via sperimentale in questi tre comuni e quindi anche a Corsico nel sud Milano, l'accordo intende strutturare la presenza diffusa delle guardie giurate impegnate in servizi di pattuglia in modo da poter supportare i vigili nel controllo del territorio. La collaborazione informativa avverrà tra le centrali operative degli istituti di vigilanza e quelli degli organi di polizia e della polizia locale per assicurare una tempestiva e coordinata azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità. Le guardie giurate potranno segnalare ad esempio la presenza di persone o di veicoli sospetti, ma anche la fuga di mezzi o individui da un luogo del delitto o dei veicoli che risultino rubati o abbandonati, bambini, anziani o persone che si trovano in difficoltà, oltre a situazioni particolarmente significative di degrado urbano e sociale. Il loro coinvolgimento è circoscritto solo alle attività di osservazione e trasmissione delle informazioni assunte nel corso dei servizi, quindi non potranno intervenire in modo operativo. Questo rimarrà un servizio svolto dalle forze dell'ordine. Per il sindaco di Corsico Stefano Ventura, questo nuovo progetto sperimentale va nell'ottica di migliorare sempre di più il controllo integrato del territorio e specialmente nelle ore notturne.